Animali, stendardi veri, d'oro, pianure mie buone venture, verzure utili, sensibili, città. A guidarvi verranno uomini, degli uomini, sotto sudori, oltraggi, lacrime, ma coglieranno tutti i loro sogni. Vedo uomini veri, sensibili, buoni, utili, respingere un fardello più lieve della morte e dormire di gioia al rumore del sole. Thank you.
Bye.
Guarda, ti va bene qui? Mi sembra simpatico, no? Sì. Hai visto che colore l'orizzonte? Queste serate di fine inverno sembra sempre che siano lontane, come se portassero ricordi di altri posti o di altri tempi. Carina questa sala da tè. È strano, ieri siamo passati di qui e non l'ho proprio notata. Avranno della cioccolata con panna? Sì, lo so, cosa stai per dire, mi fa male. Oh, Malfredo mi è proprio entrato nelle ossa. È venuto buio in un attimo. Si dimenticano proprio di accendere le luci, eh? Io quasi quasi preferisco così. Oh, guarda, ho preso delle cartoline questa mattina, mentre tu dormivi ancora. Sono riproduzioni di vecchie stampe, la città com'era un tempo. Quanta la stazione? Bella, ma era proprio diversa. Ma questo viale alberato non è il viale pieno di macerie che abbiamo percorso ieri? Ma quale? Non mi sembra. Ma dove abbiamo incontrato la vecchia? Ah sì, la strega. Sai cosa mi ha raccontato? Che c'erano gatti accovacciati sui tetti delle automobili in tutta la città. Gatti? Dovevano essere animali deliziosi. Ehi, ma non dirmi che ci hai creduto alla predizione. Ma dai. La vecchia strega con la vestaglia unta, gli orecchini a cerchio. Venite, venite, vi leggo il futuro, venite dentro. Domani mattina devo mettermi delle scarpe più comode, però ho mal di piedi, abbiamo camminato come pazzi. Devo guardare sulla cartina dove siamo finiti. Sai che non ho ancora capito. Posso buttare tutto il rosso di... Non posso! Senza pezzo!
Thank you.
Thank you.
cos'hai adesso? Mi sembri turbato. Prima eri così euforico. Non dirmi che ti sei lasciato turbare dalla predizione. Ma no, è che... Questa mattina ho ricevuto una comunicazione. Lunedì al più tardi devo partire. Come? Non ci lasciano proprio in pace. Avevo brigato come un matto per ottenere almeno un mese di vacanza e tutti i visti di viaggio. Ma non è possibile. Però senti, per ma favore, come si permettono? Ti prego, queste ultime ore, passiamole in bene. Certo, è difficile però. Ehi, ma quella che suona dietro il separè è un'orchestrina vera. Ma cosa fai? Dai, per favore, non piangere. Passiamo bene almeno il tempo che ci resta. Lo sai che non possiamo fare nulla. Io succedono cose che proprio non capisco. Senti, hai in mente l'androne del palazzo della strega, con quell'odore di pipì di gatto. I gatti non si sono estinti. Perché non riesco a capire? Non lo so, non capisco, non voglio nemmeno capire. Cosa vuol dire che te ne devi andare? Non ci possiamo vedere più, io me la sento. Senti, questa cosa... Stanno suonando nelle carte cantone. C'era la torre, una disgrazia. Per favore, perché non balliamo? Stanno suonando la nostra canzone. Thank you.
così stanco lui. In silenzio muore il sole, c'è un nuovo
Certo che sono stata stupida a lasciarmi andare così con te. Avremmo dovuto aspettare il permesso. Cerchiamo di passare bene il tempo che ci resta. Hm? Senti, per favore, non parliamone più. E se affittassimo un'automobile e ci facessimo un giro come si usava nel XX secolo? Ma ci costerà un capitale, poi chi guida? Io sono a malapena capace, tu ancora meno di me. Oh, quante storie. Affittiamo un'auto e basta. Ci portiamo sulla tangenziale est, che è completamente abbandonata. Dicono che di notte gli scheletri dei camion cantino. Chi è il macabro? Senti, non ce la faccio più, usciamo. Va bene, pago e ce ne andiamo. Ti aspetto fuori. È quasi l'alba. Fa freddo, tirati sul bavero della giacca. Non prometti una bella giornata, sta anche salendo la nebbia. Strano, ieri c'era sole. E se ci bevessimo un caffè, da qualche parte dovrebbero farlo ancora. Sai, credo che sulla tangenziale sentiremo cantare i grilli. Tra meno di un mese è primavera. Com'è incomprensibile il passato. È come una terra sconosciuta. Non so, Samarcanda, Baghdad, mercati, tappeti volanti, televisori. Guarda, una venditrice di violette. Voglio assolutamente prendere un mazzetto. Lo voglio! Te la punterai sul vestito. Ma come una venditrice di violette, io non ho visto niente. Oh, grazie. Io non ho visto nessuno. Senti, perché non ci informiamo dove è la più vicina videoteca? Anzi, ho un'idea migliore. Passiamo in albergo e tu ti metti il vestito di lamè, quello che ti ha lasciato tua nonna. Poi ci prenotiamo una stanza di proiezione tutta per noi. Vorrei rivedere quell'edizione del Paese dei Campanelli. Non mi ricordo qual è, ma... però la voglio rivedere. Erano buffe le operette. Senti, perché non torniamo dalla strega? Davvero, io... ne sento il bisogno, non so perché non chiedermi. Non è razionale, ti prego. Senti, per favore, ti ho chiesto prima, per favore non parliamone più. E poi lo sai che nella zona vecchia non si può girare senza permesso e... Ma noi l'abbiamo il permesso. A quest'ora sapranno già che è scaduto. E io non voglio avere noia col controllo. Già sono stato segnalato una volta. Perché? Oh, quante storie con questi del controllo.
se tutti sono acquiescenti così. Senti, per favore, lo sai che non possiamo far nulla. Ormai il tempo è davvero agli sgoccioli. Prego. Non so cosa dire. Va bene, come vuoi. Ci torniamo. Thank you.
Prima di uscire vorrei dirti una cosa. Cosa? Sai, non so come dirlo, ma... Beh, prima di oggi, veramente, io odiavo il ballo. Non lo potevo sopportare. Eppure dopo questa notte, credo che andrei avanti a ballare per l'eternità. Oh, ma abbiamo già ballato nella sala d'attesa, prego. Va bene. Balliamo, però poi mi porta al palazzo della strega, me l'hai promesso. I controllori! Cosa vogliono? Dovremo affermare la girassi tra numeri senza autorizzazione. Comunque vi stavamo cercando. Ci risulta che lei, signor Pomeda, abbia falsificato i documenti per far passare come assegnata dal controllo questa donna che invece lei si è scelta da solo. Deve venire con noi. Lei, signora Alfa, sarà riaccompagnata in albergo e resterà a disposizione del controllo. Ma non mi avevi detto nulla. Oh, eri così teso, così preoccupato per questa storia che io non ho intuito niente. L'ho fatto per me. Non è valsa la pena, no? Ma ora ti prego, appuntati le violette al vestito di Lamé e resta qui alla videoteca. Voglio assolutamente che tu riveda la nostra edizione del Paese dei Campanelli, ti prego. Ciao. Certo. Arrivederci.
Meine lieben Damen und Herren, ein altes, deutsches, wunderbares Lied. Achtung, Mauro! Achtung, Carlo! Achtung, Gian! Achtung, Aldo. Achtung, Martini. Wir bei der Lager.